Marsala operazione POS dei carabinieri eseguita 4 ordinanze di custodia cautelare. Messina controlli in mare delle fiamme gialle controllate e multati, 3 pescherecci. Marsala blitz della Polizia Municipale scoperte e sequestrate, 2 discariche abusive. Palermo, danni causati agli incendi la scorsa estate, in pubblicazione un avviso per i contributi. Mazzara stasera si chiudono i festeggiamenti in onore di Santa Gemma con il vescovo Angelo Giurdanella. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Operazione dei carabinieri a Marsala, 4 gli arresti, il servizio. Un'operazione è stata eseguita oggi dai carabinieri di Marsala coordinata dalla procura lilibetana. I militari dell'arma hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Marsala nei confronti di 4 persone, tra cui una donna indagata per vari reati, dallo spaccio di stupefacenti all'indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza ed ancora riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione, obbligo di dimora per una quinta persona. L'arresto è scattato per la 33enne Alessia Angileri, per il compagno 36enne Andrea Nizza e per il 36enne Christopher Alessio. I 3 erano stati arrestati nell'operazione antidroga Virgilio eseguita sempre dai carabinieri nel 2023. Disposto anche il sequestro di una rivendita di tabacchi, considerata dagli inquirenti un vero e proprio bancomat de pusher, a carico del titolare della tabaccheria sequestrata. Un 32enne è stato disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione con contestuale divieto di esercitare l'attività di impresa. I carabinieri hanno ricostruito il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga nello spaccio smantellato con l'operazione Virgilio eseguita nel quartiere di Sapusi. I consumatori, spesso in difficoltà economiche, avrebbero acquistato stupefacente a credito lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza nelle mani dei pusher, i quali, grazie alla messa a disposizione della rivendita di tabacchi, avrebbero prelevato del contante, operazione vietata dalla legge, lasciando una somma pari al 10% dell'importo prelevato al titolare della tabaccheria, girando così la disciplina sull'utilizzo delle carte del reddito di cittadinanza e le disposizioni del testo unico bancario. L'Angileri e Pantaleo sono anche indagati per estorsione. I 2 avrebbero costretto gli assegnatari irregolari a lasciare, mediante la minaccia di un incendio, un alloggio popolare del quartiere Sapusi. Gli indagati subito dopo si sarebbero impossessati della casa di proprietà dell'OIACP, occupandola abusivamente. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato le 11 misure cautelari a carico di imprenditori e mafiosi coinvolti in un'inchiesta su un sospetto maxi riciclaggio da 12 milioni di euro che boss di Salemi, vicini a Matteo Messina Denaro, avrebbero messo a segno per conto dei clan palermitani, protagonisti principali dell'operazione Salvatore Angelo, imprenditore già condannato per aver gestito gli investimenti nelle energie rinnovabili, l'ex latitante Castelvetrano e il figlio Andrea. Messina Denaro, il poker tra le passioni dell'ex latitante castelvetranese. Sentiamo. Per mesi, mentre le forze dell'ordine lo cercavano in tutto il paese, Matteo Messina Denaro trascorreva almeno una serata a settimana al tavolo del poker. L'ennesima scoperta fatta dai carabinieri del ROS e dalla procura di Palermo, che hanno arrestato il latitante a gennaio del 2023, è la conferma che il capomafia sia riuscito a condurre una vita normale nonostante la latitanza. Nei cellulari sequestrati a Lorena Lanceri, una delle amanti di Messina Denaro, condannata a 13 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, è stata trovata una chat di gruppo su WhatsApp con Messina Denaro.
Gli inquirenti stanno cercando di capire se e quale dei giocatori presenti alle partite fosse a conoscenza della vera identità del boss che comunque la donna aveva presentato alla comitiva come il medico Francesco Salsi. Nella chat ci sono numerosi messaggi che il capomafia scambiava con i partecipanti con commenti divertiti sulle serate trascorse insieme nel 2021. I giocatori si incontravano quando i divieti Covid non erano in vigore, spesso a casa della Lancieri e del marito Emanuele Bonafede. Termina qui TG Vallo, prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Le fiamme gialle della stazione navale di Messina e della sezione operativa navale di Milazzo hanno fermato tre pescherecci impegnati in battute di pesca. Sentiamo. Durante alcuni controlli contro la pesca di frodo, le fiamme gialle della stazione navale di Messina e della sezione operativa navale di Milazzo hanno fermato e sottoposto a controllo tre pescherecci impegnati in battute di pesca. In base agli accertamenti eseguiti è emerso che due lavoratori presenti erano stati impiegati in maniera irregolare. L'equipaggio della vedetta ha sorpreso in due separati interventi due pescherecci calabresi intenti a praticare pesca notturna sotto costa su fondali di gran lunga inferiori a quelli consentiti. Il pescato è stato rigettato in mare. I finanzieri, durante il controllo, in aggiunta alla presenza di due lavoratori in nero, hanno riscontrato anche la detenzione di un attrezzo da pesca non consentito. Alle tre unità è stata applicata la sanzione amministrativa e le reti sequestrate per un valore complessivo di 80.000 euro. 94 migranti, 31 dei quali soccorsi dalla ONG Nadir, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa, dove ieri 142 ospiti dell'hotspot erano stati tutti trasferiti. La Nadir ha soccorso un barchino di 7 metri salpato dalla Libia con 31 persone a bordo, tra loro due donne che hanno riferito di aver pagato 6.000 euro per la traversata. La motovedetta della Guardia Costiera ha invece soccorso una carretta di 10 metri con 63 persone, un minore che hanno parlato di un costo di 5.000 euro per il viaggio. Due discariche sequestrate e altrettanti veicoli sottoposti a fermo amministrativo perché utilizzati per abbandonare rifiuti. È quanto è stato portato a termine dalla Polizia Municipale di Marsala durante l'ennesimo controllo nel territorio sul fronte del decoro urbano e rispetto ambientale. Le discariche sono state sequestrate in contrada a Fontana di Leo, mentre veicoli e conducenti sono stati colti in flagranza dalle telecamere e dalla videosorveglianza. Queste inoltre hanno registrato un incendio in contrada San Silvestro. Qui una discarica abusiva è stata data alle fiamme da una persona che è giunta in bicicletta, ha appiccato il fuoco. Accertamenti sono in corso per risalire al responsabile. In pubblicazione oggi da IRFES Sicilia l'avviso pubblico per contributi straordinari per i danni causati dagli incendi della scorsa estate. Si tratta di una misura da 2.900.000 euro destinata a quanti hanno subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare a seguito dell'ondata di calore e degli incendi che hanno interessato a partire dal 23 luglio 2023 le province di Catania, Messina, a Palermo e Trapani, per i quali è stata emanata un'apposita ordinanza del capo della Protezione Civile. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina.
Benvenuti al TG Vallo News. Oggi e domani, venerdì 17 maggio, la via Francoma Cagnone a Mazzara è chiusa al traffico per lavori, lo prevede l'ordinanza emessa dalla Polizia Municipale. Nei 2 giorni di chiusura, la fermata e il transito dei pullman che sostituiscono al momento il trasporto ferroviario vengono spostati dalla Piazza De Gasperi a Piazza Matteotti. Dal 18 maggio, secondo la previsione di fine lavori, la via Maccagnone sarà riaperta al transito e i pullman del trasporto ferroviario torneranno a fermarsi nella piazza De Gasperi di fronte alla stazione ferroviaria. Il comune di Marsala ha reso noto che è stato effettuato il sorteggio dei candidati per i seggi da scrutatori per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale del comune marsalese. Questa sera alle 19 nella parrocchia Santa Gemma a Mazzara del Vallo verrà celebrata la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Angelo Giurdanella. Durante la messa ci sarà anche il tradizionale rito dell'accensione della lampada votiva che verrà consegnata quest'anno dai ministri straordinari della comunione. Verrà consegnato il premio Gemma 2024. Poi alle 23 è prevista una cena comunitaria insieme al vescovo Giordanella e saranno chiusi i festeggiamenti in onore di Santa Gemma. Per quanto riguarda la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che solo dopo questo notiziario, stasera alle 21:35, andrà in onda un nuovo spazio autogestito con il candidato al Consiglio Comunale di Mazzara Pietro Marino per la lista Cristal di Sindaco. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.